Eccoci qua, ciao a tutti, bentornati. Oggi ci concentriamo sulla seconda importante monografia storica di Sallustio, cioè il Bellum Iugurtinum. Non vi ho detto l'altra volta che cosa sia esattamente una monografia storica come genere letterario, è un'opera storiografica che si concentra su un singolo, su un preciso argomento, così come erano stati i commentari di Cesare, no? Il De Bello Gallico e il De Bello Civili. Quindi non si tratta di opere storiografiche monumentali che si concentrano magari su tutta la storia di Roma, ma su singoli episodi o su limitati periodi di tempo, d'accordo? Allora, il Bellum Iugurtinum è un'opera che vede una recrudescenza anche della visione moralistica, pessimistica soprattutto di Sallustio, che si collega alla guerra contro Giugurta, nel senso che se nel De Catilinae Coniurazione Sallustio aveva ipotizzato che la corruzione a Roma fosse nata dopo la fine delle guerre puniche, che si fosse poi dilagata, no? Che avesse poi dilagato, che si fosse poi diffusa come un virus pestilenziale, trovando quindi, diciamo, una causa abbastanza generica, no? Della diffusione della corruzione, vabbè, con l'afflusso di ricchezze e di opportunità dopo le grandi conquiste, dei romani. Nel Bellum Iugurtinum lui approfondisce questa sua tesi, più che ipotesi, perché la prova, insomma, con l'analisi storica, ritenendo che dopo la guerra contro Giugurta, combattuta fra 112 e 105 a.C., la guerra di Numidia, i romani avessero appunto aumentato, accresciuto la corruzione, con l'abitudine, con il mal costume della discordia, cioè della divisione politica in diversi orientamenti politici, in diverse fazioni che appoggiavano l'una all'altra parte della società. E secondo lui, appunto, tutto questo si genera in occasione della guerra contro Giugurta. Quindi la corruzione viene appesantita e trova anzi una causa della sua recrudescenza in un fatto particolare, in un fenomeno particolare, quello fondamentalmente della divisione tra optimates e populares, che si palesa, proprio che si configura evidente in occasione della guerra di Numidia, cioè della guerra giugurtina. Prima però di fare il punto un po' più preciso, io direi di fare un ripassino. Ragazzi, cosa dite sulla guerra giugurtina? Perché non è una di quelle guerre che si ricordano, che sono la seconda guerra punica, quella di Annibale e Scipione l'Africano, quella degli elefanti, prof, mi dite, sì, quella degli elefanti. Oppure, che so, la guerra tarantina, no? Gli scontri contro Pirro, la campagna in Gallia di Giulio Cesare, la guerra civile tra Cesare e Pompeo. Anche no, la guerra giugurtina, solitamente nei libri di storia di seconda, a volte di prima, se ci arriva, c'è un trafiletto così breve breve. Comunque, effettivamente era stato, anche per i romani, non era percepita certo come una delle guerre più importanti, no? Che avevamo visto protagonista Roma, però Sallustio ci trova qualcosa. Quindi noi ripassiamo un po' la guerra giugurtina o guerra di Numidia. Viene combattuta fra 111 e 105 a.C. Ma che cos'è la Numidia? Abbiamo cominciato a dirlo l'altra volta, no? Era stato propretore in Numidia, anzi in quella che poi viene chiamata Africa Nova, no? Come provincia, Sallustio. Quindi li conosceva bene quei luoghi. Ha quindi anche delle fonti che, insomma, provengono dai luoghi stessi, quindi non solo fonti letterarie, anche se per lo più si basa su fonti letterarie, ovviamente precedenti. Allora, la Numidia, ragazzi, ai tempi, quindi alla fine, no, del secondo secolo a.C., era uno stato dell'Africa settentrionale, era un regno confinante con Cartagine, con il territorio di Cartagine, era tutto quanto, quello in celestino e quello in violetto, Numidia e Africa, quello era tutto il regno di Numidia, che era diventato alleato di Roma. D'accordo? Allora, nel 118 a.C. il re di Numidia, Micipsa, muore. Micipsa ha tre eredi, due sono i suoi figli, abbastanza giovani, Iemsale e Aderbale, forse questi nomi vi sono rimasti in mente, ve li ricordate?
L'altro invece è suo nipote Giugurta, figlio illegittimo di suo fratello, da lui adottato come figlio dopo la morte del fratello, così come era usanza tra l'altro romana, diciamo, diffusa anche in Numidia. Giugurta è un po' più grande d'età rispetto ai cugini e soprattutto è piuttosto stimato sia dai Numidi che dai Romani, perché si è distinto in guerra. A lui è stato dato, ad esempio, il comando dell'esercito numidico nella guerra di Numanzia, no? Nella guerra in Spagna, che appunto avevano portato avanti i Romani, avevano conseguito diverse conquiste, e tanto che Giugurta era diventato famoso a Roma, era diventato addirittura amico di Scipione Emiliano, quindi insomma era un personaggio piuttosto in vista, piuttosto amato, che aveva ottenuto certi successi, ma diciamo per il suo carattere anche mai vanaglorioso era anche piuttosto stimato, era piuttosto amato, e proprio per questo Micipsa comincia a temerlo. All'inizio adora quasi il nipote e figlio adottivo, è molto fiero, molto orgoglioso di lui, poi però comincia a temere che possa, come dire, essere invaso dalla brama di potere. Per cui prima della morte lui divide il regno in tre parti, assegnando una parte a Iemsale, una parte ad Aderbale, è la parte un po' più sfigatina, diremmo noi, quella più lontana dai porti e che aveva anche le terre meno fertili, la assegna a Giugurta, ok? Non lo lascia senza terre, ma gli dà quelle, insomma, messe peggio, diciamo. E Giugurta, però, che comunque è quello che si è distinto più degli altri, non apprezza questa suddivisione del territorio numidico, per cui, come si faceva al tempo, molto velocemente uccide Iemsale, attenta alla vita di Aderbale, che chiede aiuto a Roma, che come alleata deve dare aiuto ad Aderbale, e Roma impone una nuova spartizione del regno, ok? Quindi non condanna del tutto Giugurta, perché comunque Giugurta, anche secondo i romani, aveva le sue ragioni, anche se aveva ucciso il cugino, per carità, e quindi assegna una parte che comunque era sempre la parte più prestigiosa ad Aderbale, che come vedete è quella in viola, e invece con capitale Cirta, e invece la parte con capitale Cesarea, quella della Numidia, a Giugurta, che non è contento, diciamo, di questo e di questa nuova spartizione del regno. Attacca il regno di Aderbale, che si asserraglia a Cirta con i suoi, no, con i Numidi, ma anche con molti romani, per lo più mercanti tra l'altro e affaristi romani. L'esercito di Giugurta fa strage, Aderbale muore, fa strage anche di romani, e a quel punto il senato però deve per forza intervenire, ma il senato tentenna un po', perché il senato aveva anche degli altri fronti militari aperti, quindi non aveva l'esercito bello pronto, bello fresco, no? Le legioni migliori da mandare in Numidia, e un po' perché molti ambasciatori, molti legati, anche molti militari, molti soldati, molti comandanti romani si fanno corrompere da Giugurta. In più Giugurta tutelava per lo più gli interessi agricoli in Numidia più che quelli commerciali, mercantili, per cui era più vicino alla classe sociale degli optimates, che era quasi tutta costituita da ricchi latifondisti che lì potevano fare fortuna, e non godeva invece tanto dell'amicizia dei populares, che invece tutelavano appunto i ricchi plebei o gli equites, quindi le classi emergenti, tra cui c'erano appunto anche molti mercanti, affaristi, eccetera. E nel 111 però, proprio per la pressione degli equites, inizia la guerra vera e propria, che ha però sempre delle fasi alterne, ragazzi. Quinto Cecilio Metello riesce ad ottenere delle vittorie importanti, però Giugurta comunque continua a corrompere. La guerra vede una svolta decisiva nel 107 a.C., quando il console Gaio Mario, anche lui homo novus, come Sallustio, no? È esponente dei populares, ha forma dell'esercito, per cui la leva diventa volontaria e la professione di soldato di miles viene remunerata con un salario, per cui spalanca le porte dell'esercito a tutti quei nullatenenti o quei disoccupati che appunto non riuscivano a trovare un'occupazione ed entrano nelle file appunto dell'esercito romano, guadagnando un successo enorme, ovviamente,
tra la plebe in particolare, successo ovviamente politico. Comunque con questo esercito così ben nutrito, perché ragazzi tu delle altre fronti, quindi insomma serviva gente che andasse a combattere, Mario consegue numerosissime vittorie e la guerra però si conclude nel 105 non solo grazie alle vittorie militari di Mario, ma grazie anche al giovane questore Silla, che con un'opera diplomatica particolare, piuttosto spregiudicata, riesce a convincere il re della Mauritania, ok, la regione confinante con la Numidia, Bocco, che difendeva e proteggeva Giugurta, che si era rifugiato da lui, a tradirlo e consegnarlo. Per cui Giugurta viene consegnato ai romani, giustiziato, cioè condannato a morte, e la guerra giugurtina si conclude così. E qual è l'importanza? Torniamo indietro, della guerra giugurtina, il fatto che appunto questa guerricciola da due soldi, diciamoci la verità, per i romani che avrebbero potuto sbaragliare come nulla l'esercito di Giugurta, si protraga così tanto a lungo. Perché le sorti della guerra appunto sono così incerte? Sono così incerte perché il Senato non decide di operare in modo drastico e immediato in Numidia, non solo perché gran parte delle legioni sono occupate su altri fronti militari, ma anche perché molti si fanno corrompere da Giugurta, quindi badano più ai loro interessi personali, no, che non a quelli dello Stato romano. Oh, Giugurta era un alleato di Roma che aveva attentato alla vita, che aveva ucciso altri due alleati di Roma, che erano Iemsale ed Erbale, quindi Roma aveva il dovere di fare giustizia. Questo prevedevano i trattati di alleanza, no? E Roma non poteva tradire un trattato di alleanza con un altro Stato, e con quale altro Stato mai in futuro si sarebbe alleato con Roma? E poi appunto gli optimates tutelano Giugurta per lo più per questioni economiche legate, come vi ho detto prima, al latifondo. Quindi questo significa che il mal costume del dividersi in parti e fazioni, il mos partium et factionum, prevale sul senso della giustizia, ok? Che i romani invece dovevano sempre applicare. Quindi la corruzione viene aumentata dalla discordia, perché optimates e populares, queste due fazioni politiche che non lavorano più insieme per il bene comune, ma tutelano interessi personali e interessi delle diverse classi sociali che appunto di cui loro si fanno portavoce. Quindi la discordia politica, quindi l'assenza di concordia, di comunanza, no, verso il bene comune e verso anche il senso del justum, no, del giusto proprio, della giustizia, aumentano la corruzione. Tra l'altro è sempre più debole quello che Sallustio chiama metus hostilis, cioè la paura del nemico. Non c'è più paura del nemico, non c'è più quella foga bellica che aveva sempre guidato i romani nelle guerre. È per questo che vi dicevo che le cause appunto del fatto che la corruzione dilaghi, individuate da Sallustio nel Bellum Iugurtinum, sono più concrete rispetto a quelle individuate nel De Catiline e Coniurazione. Riguardano proprio la divisione in fazioni politiche, optimates e populares, della politica romana, quindi cresce sempre di più il moralismo di taglio pessimistico. E segnala anche l'ascesa del partito dei populares, tramite appunto Gaio Mario Sallustio, e non è sempre lodevole nei confronti dei populares, che pure sono il suo partito politico, e qui Sallustio dimostra una certa oggettività, spesso è molto critico nei confronti del partito dei populares, quindi insomma è uno storiografo anche abbastanza affidabile. Abbiamo visto l'altra volta il ritratto di Catilina nel testo originale latino, adesso per questioni di tempo leggiamo invece un ritratto di Giugurta tratto appunto dalle prime parti, insomma i primi capitoli della Bellum Iugurtinum, che è invece Giugurta un personaggio mutevole, un personaggio che cambia nel tempo, un personaggio dinamico a differenza di Catilina, che invece è un personaggio statico. Divenuto adolescente, Giugurta, gagliardo, attraente ma soprattutto di intelligenza vivace, non si lasciò andare all'inerzia, al lusso, ma come usano laggiù in Numidia,
cavalcava, lanciava il giavellotto, faceva gare di corsa con i coetanei. Era il più bravo di tutti, eppure tutti gli volevano bene. Quindi, insomma, è un personaggio positivo dal ragazzo Giugurta, no? Non come Catilina, ingenio malo pravoque, che è proprio di indole malvagia e depravata. Trascorreva la maggior parte del tempo a caccia ed era sempre il primo fra i primi a colpire leone e altre fiere, altre bestie feroci. Faceva moltissimo e parlava pochissimo di sé, non è vanaglorioso. Sulle prime, Micipsa gioiva all'idea che i meriti di Giugurta avrebbero dato lustro al suo regno. Poi, considerando la propria età, era vecchio Micipsa, e quella dei teneri figli, i figli erano piccolini, si rese conto che il giovane si faceva di giorno in giorno più forte. Ne provò un vivo turbamento, rifletté a lungo tra sé. Lo sgomentava la natura umana, avida di comandare e decisa a soddisfare quell'intimo desiderio. E poi la sua età, quella dei figli, tutti elementi atti a traviare con la prospettiva di successo anche l'uomo più alieno d'ambizione. Aveva paura che Giugurta potesse essere allettato, no, da tutte queste opportunità, e aveva ragione. Constatava infine l'immensa popolarità di Giugurta tra i Numidi. Se con l'insidia avesse fatto scomparire un tal uomo, c'era da temere che sarebbe scoppiata una rivolta, una guerra. Evidentemente Micipsa pensa di poter eliminare fisicamente Giugurta, ma pensa che questo gli si possa ritorcere contro. E vediamo invece un testo tratto dal capitolo 41 che si concentra proprio sulla divisione in partiti, che però non sono proprio partiti politici, più che altro su orientamenti politici e su fazioni che appunto tutelano parti diverse dalla società, optimate se populares, che creano appunto discordia politica. Del resto, da qualche anno a Roma era invalso l'uso delle lotte tra fazioni e gruppi di potere, ok? Mos, l'uso, ma nel senso proprio di malcostume. Da esse derivò appunto il malcostume. Vi contribuirono la pace e il benessere al quale tutti gli uomini tengono più di ogni altra cosa. Laddove prima della distruzione di Cartagine popolo e senato si dividevano il governo della Repubblica con misura, con moderazione e tra i cittadini non esisteva competizione di gloria né di potere, la paura dei nemici, metus hostilis, teneva il popolo sul retto cammino. Ok, quindi era proprio la paura di essere attaccati, quindi la foga in guerra che teneva il popolo unito. Ma quando quel terrore cadde dagli animi, perché ormai i romani erano padroni del mondo, prosperarono i vizi che il benessere favorisce, cioè la sfrenatezza e l'arroganza, cosicché quella quiete che nei momenti difficili avevano tanto desiderato, quando l'ebbero ottenuta, si rivelò più dolorosa e più acerba. E infatti i nobili, i patrizi, quindi gli optimates, cominciarono a servirsi della loro autorità. Il popolo, i populares, i plebei e gli equites, a sua volta della libertà per soddisfare ciascuno le proprie passioni, quindi ognuno bada agli interessi personali o di parte. Non facevano che profittare, rubare e saccheggiare. Tutto quel che c'era divenne oggetto di contesa tra due parti opposte e la Repubblica che era nel mezzo fu dilaniata. Ok, quindi ragazzi, la crisi politica di Roma che Saluzio tocca con mano ai suoi tempi, che ha visto una guerra civile, quella tra Cesare e Pompeo, trae origine dalla divisione in optimates e populares che si manifesta nei suoi aspetti più deteriori in occasione della guerra giugurtina. E se non è profonda analisi storica questa, veramente non so quale altra possa essere. Un cenno giusto sulle storie, ragazzi, l'ultima opera di Sallustio, probabilmente incompiuta, non ne siamo certi, un'opera di tipo annalistico, cioè un'opera che procede con un racconto che segue l'ordine cronologico, quindi anno dopo anno. Si costituisce di 5 libri, appunto probabilmente l'opera incompiuta, perché si riallaccia ad un'altra opera storiografica, a un precedente di Lucio Cornelio Sisenna, che era arrivato alla morte di Silla nel 78 avanti Cristo. Si riallaccia a quest'opera Sallustio e la sua procede dal 78 avanti Cristo e termina o dovrebbe terminare nel 67. Allora, considerate che noi possediamo pochissimo delle storie, solo alcuni frammenti dei discorsi e delle lettere molto interessanti, però tutto ciò non ci dà l'idea di un'opera conclusa, quindi non siamo certi, gli storici, insomma i critici, non sono certi che l'opera sia effettivamente conclusa. Molto probabilmente non lo è, perché è più logico che si concludesse al 63 avanti Cristo, no? Perché del 63 Sallustio parla nella De Catiline Coniurazione, d'accordo? L'anno della congiura di Catilina.
nelle storie, poi da quello che noi possiamo capire, come vi ho già più volte accennato, si fa ancora più dura e pessimistica l'idea della corruzione a Roma, che se nel Decatiline con Urazione, nel Bellum Iugurtinum aveva avuto un inizio, e quindi c'era stato in realtà in passato il buon tempo antico, no, dei romani incorrotti e incorruttibili, nelle storie invece Sallustio sembra proprio affermare che la corruzione a Roma sia sempre esistita e semplicemente peggiorata nel tempo. Era più leggera, sì, in passato, ma non c'è mai stato un passato idilliaco, immune appunto dalla avarizia e dall'ambizio, cioè dalla brama di denaro e dalla brama di potere politico. Quindi quell'idealizzazione del buon tempo antico sfuma. La concordia che teneva uniti un tempo i romani era solo a fini utilitaristici, cioè esisteva solo per convenienza, semplicemente. La vera discordia politica è evidente, secondo Sallustio, già dalla seconda guerra punica, quindi non dalla fine, quindi delle guerre puniche, quindi non dalla fine della terza, e la visione appunto è una visione di un moralismo pessimistico totalizzante. E con questo pessimismo ci salutiamo e ci vediamo nelle prossime video lezioni. Arrivederci.